Concittadini e amici, buonasera. Sento insieme al vostro affetto di questa sera le urla che arrivano dalla piazza. Uce, fanno confusione, ma avete ragione. E infatti questa sera io so che molte persone, molti di voi sono qui per sentire le repliche a quelle cose che sono state dette ieri sera. Non so se stasera faranno vedere qualche filmato della mia giovinezza dove prima ti favo per l'Inter e poi del Milan e quindi sono incoerente. Senti, caro amico, io questa sera non ti darò l'importanza di una risposta perché sono talmente basse le tue accuse e prive di qualsiasi fondamento che non merito una risposta. Ma non sono basse perché sei entrato nel personale o qualcos'altro, ma perché non hai centrato il punto politico della situazione. Hai cercato, come hanno detto giustamente chi mi ha preceduto, hai cercato di fuorviare quello che è il dibattito politico in questo momento, cioè non sei riuscito ancora a capire, nonostante io te l'ho detto più di una volta in queste sede, ma sii duro. Non sei riuscito a capire che in questo momento sono tanti e tali i problemi a Campofelice che non serve più a nulla parlare del passato. Non serve più a nulla parlare nemmeno di ciò che è successo un mese fa. Semplicemente perché c'erano contingenze particolari che richiedevano determinati impegni e determinate scelte che io ho portato avanti e che non rinnegherò mai. Vedi, quando tu fai sentire il mio intervento in Consiglio Comunale, a parte che vorrei anche che tu magari spiegavi determinate cose perché sono tecnicismi che poi la gente non capisce, ma a parte questo, dovresti anche dire che io in questi ultimi 8 mesi, parlando di quel bilancio, ho sempre detto in Consiglio Comunale, ma questo lo tagli, che io non potevo non approvare quel bilancio preventivo del 2012 perché il bilancio preventivo del 2012 al 90% era stato posto in essere da Vincenzo Ciminello. Tu questo non lo dici, che tu sei arrivato e hai trovato un bilancio che praticamente era già fatto. Vabbè, così come non dici che tutte quelle delibere che ieri sera hai fatto avere alle persone relativamente a cause eccetera eccetera sono delle delibere che riguardano cause e azioni promosse nei confronti di coloro, dei grandi evasori, chiamiamoli così, grandi evasori, che erano state cause promosse già a partire dal 2007 e dal 2008. Quindi tu che cosa hai fatto di nuovo? Ti sei in questo modo appropriato di cose che non ti appartengono, ma non solo. Così come tu, così come i tuoi amici dell'ex opposizione, vi state appropriando di cose di cui non solo non siete mai stati protagonisti, ma li avete sempre avversati fuori, nelle piazze e anche in Consiglio Comunale, prima di poi essere fulminati sulla via di Damasco, redimervi e dire: signori miei, abbiamo scherzato per 40 anni a Campofelice, siamo tutti una cosa, siamo belli così come siamo e ci presentiamo al nostro popolo. E allora, fatta questa doverosa premessa, io invece questa sera non darò altre risposte, ma vi citerò questa frase, questo pensiero. Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false, fin tanto che non vengono trasformati in azioni. Sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Sono parole di Gandhi. Quando Gandhi dice sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo, mi dà quell'idea che ho cercato di trasmettervi in queste sere. Non mi interessa più di parlare di ciò che è stato. Perché in questo momento in cui continuo a girare per le vostre case, vedo come il contesto sociale, il contesto economico sia completamente cambiato, ma non rispetto a 10 anni fa, ma rispetto a un mese fa. È cambiato tutto, è cambiato il momento economico, quel boom economico che Campofelice aveva avuto fino a qualche anno fa. In cui tutti i padri di famiglia, come diceva chi mi ha preceduto, potevano avere la fortuna di mettere la pentola. Guardate che in questo momento a Campofelice non è più una fortuna, ma è diventato quasi un lusso per molte famiglie quello di poter mettere la pentola. Oggi ho sentito una frase, veramente, una signora mi ha detto: quando apro il frigorifero sento l'eco. E questa è la situazione di Campofelice. Quindi vogliamo ancora parlare di ciò che è stato o di ciò che vogliamo fare per il futuro? Di ciò che vogliamo fare per migliorare questa situazione?
nei primi interventi che ho fatto nelle piazze ho subito detto che dovevamo porre in essere una azione di verità, e la verità è questa: Campofelice non è più quel paese che era 3, 4, 5 o 10 anni fa. Campofelice è cambiato. Campofelice è un paese in enorme difficoltà, dove si è abbassata la soglia di povertà, dove tanta gente non riesce a mettere la pentola, dove tanta gente soffre in questo momento la mancanza di prospettive occupazionali e la mancanza di lavoro, dove c'è gente che a 60 anni, a 55 anni ha perso il proprio posto di lavoro ed è troppo giovane per andare in pensione, ma allo stesso tempo è troppo vecchia per poter ritornare a lavorare. Queste sono condizioni di disperazione. E l'amministrazione comunale in questo momento, al posto di parlare di questo, di quello, di quell'altro, di ciò che è stato fatto ieri o sei mesi fa, dovrebbe interessarsi, la compagine politica che vuole proporsi a guida per il Paese, dovrebbe interessarsi proprio di questi problemi, di come reimmettere nel flusso sociale queste persone, di come poter reinserire queste persone in un contesto che ridia a queste stesse persone dignità, che ridia a queste stesse persone la possibilità di guardare negli occhi i propri figli nel momento in cui la mattina si alzano e non possono andare a lavorare perché non hanno più un lavoro. È questo che ci interessa, è questo che noi diciamo nel momento in cui parliamo di polverizzare il bilancio, nel momento in cui gridiamo allo scandalo quando pensiamo che ci sono ancora 9 milioni e mezzo di crediti che il comune vanta, e quando diciamo che dobbiamo porre in essere una lotta per ridare al comune questi grandi crediti. Non mi riferisco alle famiglie che purtroppo hanno dei debiti nei confronti del comune delle 100, 200, ma anche delle 2.000, 4.000 euro. Queste persone non possono pagare perché hanno difficoltà, e non ci interessa questo, ma ci interessa soprattutto l'imprenditore, lo speculatore, colui il quale vanta, o meglio, colui il quale ha un debito nei confronti del comune di 200, 300, 400 o 830 mila euro o giù di lì. Interessa questo, perché recuperare queste somme significa ridare linfa al bilancio, significa avere la possibilità di interventi strutturali, quali quelli della manutenzione delle strade, quali quelli di nuovi piccoli cantieri di lavoro che possano permetterci di ridare una speranza a questi padri di famiglia, a tutti quei giovani che in questo momento hanno bisogno sì di un'occupazione, ma anche di una temporanea occupazione che possa risollevare per un momento e dare una boccata di ossigeno. È questo che intendiamo per polverizzazione del bilancio. Giro per le vostre case e oggi pomeriggio una persona mi chiedeva: ma tu che cosa vuoi fare per i rifiuti? Perché vedete, il discorso dei rifiuti, quando si minimizza nel discorso degli asinelli o dell'isola ecologica, minimizza per modo di dire, perché sono anche quelli i problemi, ma i rifiuti danno l'idea di ciò che è la percezione che i nostri concittadini in questo momento hanno della cosa pubblica e dell'amministrazione comunale. Perché i rifiuti in questo momento rappresentano una cosa seria, un problema serio per il comune di Campofelice, per i cittadini che vivono nel comune di Campofelice, perché i nostri concittadini ogni giorno mi chiedono: ma come vuoi risolvere questo problema? L'ha spiegato bene Vincenzo Ciminello. Vi ha detto che avevo le idee, Vincenzo Muscarella, vi ha detto bene, scusami Vincenzo, mi ha detto che avevo imparato bene la questione dei rifiuti, l'ho studiata attentamente, perché ripeto, anche il saper risolvere il piccolo problema ti fa capire come effettivamente l'amministrazione riesca ad essere vicina alle persone, riesca a essere vicino alle persone in un momento particolare in cui la gente, i nostri concittadini hanno bisogno di solidarietà, di vicinanza, hanno bisogno di vedere le strade pulite, hanno bisogno di vedere che l'amministrazione comunale è accanto a loro, hanno bisogno di vedere che quella villetta, di cui molti di voi sconoscono l'esistenza, perché lì dietro c'è una villetta che molto spesso d'estate non viene pulita, e le persone che qui ci abitano molto spesso mi vengono a chiedere: ma perché non la fa pulizia? Quando ero consigliere comunale, perché in quella villetta molte persone trovano ristoro il pomeriggio quando si vanno a sedere d'estate. E andate a vedere com'è combinata, l'anno scorso era piena di topi. Questi sono i problemi della gente, non sono soltanto il problema del depuratore, il problema del consolidamento, del ripascimento, per carità, problemi e opere importantissime che però, come dico ogni sera,
riescono a cogliere nel segno laddove effettivamente queste opere pubbliche possono portare uno sviluppo serio a Campo Felice. Sviluppo serio significa l'opera pubblica che riesce a coniugare anche la possibilità occupazionale per le persone. Io faccio un'opera pubblica, riesco a inserire in quell'opera pubblica delle persone di Campo Felice, cittadini di Campo Felice che possono andare a lavorare in quelle opere. Perché nel momento in cui nella costruzione del nuovo corso ci lavora soltanto una persona, e allora facciamo percepire come un'opera pubblica lontana dal reale bisogno della cittadinanza quella costruzione del corso cittadino. È questo che significa ritornare alla normalità, ritornare a far sentire alla gente che l'amministrazione comunale vuole essere vicina al proprio popolo, vicino ai cittadini, che riesce ancora a capire i bisogni di cittadini senza bisogno di spartire un paese in quattro, A, B, C e D. Perché il paese è di tutti gli assessori, non c'è bisogno che un assessore si occupi del settore A o del settore B, non c'è bisogno di fare queste operazioni scientifiche che chissà che cosa, da dove vengono partorite. Ogni assessore si deve interessare di tutto il paese nel proprio settore di competenza, nel sociale, nel bilancio, nel turismo. Questo noi intendiamo per ritornare alla normalità, per ritornare al vero sviluppo. E allora perché abbiamo deciso di scendere in campo? E perché abbiamo deciso di scendere in campo in questo modo? Io mi devo scusare, vedo è mezzanotte meno 10, mi devo scusare con gli abitanti di questa zona per l'ora tarda. Spero che mi sopporteranno per altri 10 minuti. Abbiamo deciso di scendere in campo non perché c'era la volontà di porre in essere una coerenza o un'incoerenza con il passato, ma perché, e lo dico proprio in questo quartiere, che rappresenta il quartiere storico di Campo Felice, il quartiere dove ci sono molte persone che votano a sinistra. A Campo Felice in questo momento noi abbiamo messo su una squadra che rappresenta la convergenza di parte del centrodestra, di quel centrodestra che ha presentato sempre determinate proposte fattive nel solco della legalità, dell'onestà, della trasparenza. Di quel centrodestra che nel 2006 aveva avviato un percorso politico con il centrosinistra, con tutto il centrosinistra. Che però, signori, in questo momento a Campo Felice è diviso. E questo quartiere, il popolo che ha votato a sinistra lo deve sapere. Perché molti mi chiedono perché la sinistra in questo momento a Campo Felice è divisa. Io mi chiedo un'altra cosa. Perché Pasquale Fatta? Perché Domenico Longo? Perché Francesco Palazzolo? Michele Trimarchi? Totò Glorioso? Perché persone che hanno fatto la storia della sinistra a Campo Felice sono qui con me? E altre persone che hanno soltanto le chiavi della sezione di un partito non ci sono più. Che cosa rappresentate voi? Voi rappresentate la storia della sinistra a Campo Felice, l'ho detto in un comizio a Piazza Croce, voi avete fatto parte della storia, ma non sarete mai la storia. Perché nel momento stesso in cui avete continuato in questo inciucio con la parte che storicamente per 40 anni è stata lottata dalla sinistra a Campo Felice, quella parte che rappresenta gli interessi, quella parte che rappresenta i gruppi di speculazioni, di interessi, in questo stesso momento avete tradito la fiducia del popolo che votava a sinistra a Campo Felice. E la gente di Campo Felice deve sapere, questo è un referendum, lo ha detto qualcuno prima di me, questo è un referendum fra coloro i quali hanno sempre camminato nel solco di determinate idee e continuano a portarle avanti, e coloro i quali invece a un certo punto hanno deviato il loro cammino, rendendosi conto, chissà per quale miracolo, che tutto ciò che per 40 anni avevamo detto era una barzelletta. E questa è la verità, e questo è ciò che si sta ponendo in essere in questo momento a Campo Felice. E l'ho detto più volte, lo ripeterò fino alla nausea, lo ripeterò in continuazione, questo Campo Felice non lo permetterà mai, e il 9 e il 10 giugno sarà sancita la fine definitiva di questo inciucio che sa tanto di tradimento politico elettorale nei confronti dei cittadini. Ecco perché queste persone sono ancora qui, ecco perché queste persone ci hanno ancora messo la faccia,
Ci hanno messo la faccia a 62 anni, a 60 anni, a 50 anni, perché hanno sempre rappresentato qualcosa, hanno sempre rappresentato un modo di essere a Campofelice. E i cittadini di Campofelice questo lo sanno, perché li conoscono, perché sanno cosa hanno portato sempre avanti, perché sanno perfettamente quali sono le loro lotte, perché sanno perfettamente quali sono le loro idee. Quali sono invece le tue idee? Perché te ne sei andato? Perché sei scappato? Perché sei andato a rifugiarti davanti a questi gruppi di interesse? Perché quando hai lottato per la speculazione alla Torre Roccella, ora invece metti nel tuo programma di organizzare un gruppo pubblico-privato che si occupi dell'acquisizione del borgo medievale? Lo dissi ieri sera e lo ripeterò, perché lì viene marcata la differenza fra noi e loro, perché lì le persone che erano state buttate fuori dalla porta nel momento in cui volevano perpetrare la speculazione nel nostro sito, nel sito che rappresenta la nostra cultura, le nostre tradizioni, sono state fatte rientrare per la finestra. Ma noi, ripeto ancora una volta, questo non lo permetteremo mai. Qual è la tua politica di sinistra? Quella di andare dalle persone e andare a raccogliere i curriculum? E questa è la tua politica di sinistra? Oggi sono stato nelle case popolari e qualcuno mi confermava per l'ennesima volta, sono venuti qua e chiedono i curriculum, ci hanno detto la Cefalù 20, l'Ato, gli asinelli, le cooperative, eccetera eccetera, carpette piene di curriculum. Questo è prendere in giro le persone, perché una persona seria che ha a cuore veramente la dignità delle persone in questo paese non può promettere posti di lavoro, deve semmai preoccuparsi di creare nuove condizioni di lavoro, nuove condizioni di sviluppo che possano dare la speranza per un futuro migliore. Questo puoi fare, ma non ti puoi permettere di prendere in giro ancora la gente con una politica che sa tanto degli anni 60, degli anni 70, quando ciò si poneva in essere. Ma ora la gente ha capito e sa perfettamente che questa è una presa in giro. Della Cefalù 20 ne devi parlare in un altro modo, come ne voglio parlare io. Della Cefalù 20 ne devi parlare riprendendo l'interlocuzione con coloro i quali in questo momento hanno interrotto i lavori per il raddoppio ferroviario. Hanno interrotto i lavori per il raddoppio ferroviario lasciando una ferita che sanguina sul nostro territorio, un'ulteriore ferita, lasciando quel muro che sta distruggendo le campagne dei nostri concittadini, lasciando quell'opera ancora incompiuta. Per quale motivo quest'opera non si porta avanti? E tu, genio dell'economia e del bilancio, tu eri un amministratore della Cefalù 20 nel momento in cui la Cefalù 20 faceva tutti quei debiti, non te lo scordare. Tu sei stato un amministratore e poi, come per magia, dopo che sei diventato assessore di questo comune, sei scappato e ti sei dimesso. Te ne sei andato dalle Cefalù 20 e in questo momento i lavori sono fermi perché ci sono una marea di debiti. E allora riprendere un'interlocuzione con le ferrovie italiane, con la RFI, con l'Italfer, affinché si possa di nuovo riprendere la costruzione del raddoppio ferroviario, affinché possano essere di nuovo garantiti quei posti di lavoro di quei padri di famiglia di Campofelice che oggi sono nelle liste di mobilità, ma che potrebbero ritornare a lavorare in quei luoghi, non nuove persone. Speriamo che ci possano essere nuovi impiegati, ma prima di tutto la preferenza a coloro i quali in questo momento sono stati messi nelle liste di mobilità. Erano loro che ci lavoravano ed è giusto che questi padri di famiglia ritornino a lavorare in quei luoghi. Bisogna riprendere un'interlocuzione con la curatela fallimentare delle Madonie Golf, di cui non ho sentito parlare in queste sere. Mi parli del passato, non mi parli di un'interlocuzione con la curatela delle Madonie Golf. Lì ci lavorano 15-20 padri di famiglia. C'è una possibilità di riprendere le azioni quotidiane di quel sito per poi arrivare ad una vendita dell'intero sito a tanti soggetti che si erano già interessati in quest'ultimo periodo all'acquisto delle Madonie Golf, affinché quelle persone che ci hanno sempre lavorato e che oggi invece sono in cassa integrazione possano riprendere a lavorare in quei luoghi. Bisogna riprendere un'interlocuzione con il comune di Termini Imerese e con gli altri comuni del comprensorio affinché si possa affinché si possa ritornare a discutere del problema della Fiat, del problema degli stabilimenti industriali. Bisogna ritornare a creare vere condizioni di lavoro, vere prospettive occupazionali. Finisco questa serata con un accenno ad un discorso, proprio perché il mio questa sera vuole essere un messaggio di pacificazione sociale,
Non mi interessa andare allo scontro becero, interessa semplicemente creare le condizioni per una pacificazione all'interno del popolo di Campofelice, che questa sera e in questo periodo ne ha tanto bisogno. Io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare, non voglio conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi dovremmo aiutarci sempre, dovremmo soltanto godere della felicità del prossimo, non odiarci e non disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi, la vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette, abbiamo i mezzi però per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici, l'avidità ci ha resi duri e cattivi, pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve essere buoni e gentili. Senza questa qualità la vita diventa violenza e tutto è perduto. A coloro i quali questa sera mi ascoltano io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solo un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro e ai vecchi la sicurezza. E allora combattiamo per mantenere queste promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando i confini e le barriere, eliminando l'avidità, l'odio, l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Viva Campofelice, viva il popolo di Campofelice! Comincio della lista, Campofelice nel cuore, gentile sindaco, di domani sera si terrà in Viale delle Nazioni dalle 22 alle 23.